Buongiorno, prof. Bella camicia. Grazie, Moretti. Ci vediamo in classe. In fondo è un bravo ragazzo. Il problema è che è senza cervello. Bene ragazzi, buongiorno a tutti voi. Innanzitutto vi volevo dire con estrema serenità che se io trovo chi è quel qualcuno che mi attacca degli stupidi biglietti sulla schiena, lo distruggo, lo rovino. Bene, detto questo ragazzi, oggi iniziamo con la matematica del secondo anno e in particolare quindi iniziamo con la cosiddetta geometria analitica, cioè l'unione dell'algebra e della geometria, una branca della matematica che è strettamente legata a Cartesio, un grande personaggio matematico storico e che nella prima metà del 1600 fu appunto precursore di questa tipologia di approccio alla matematica. Beh, iniziamo dunque ad affrontare la geometria analitica partendo dagli elementi più semplici da rappresentare in un piano, come ad esempio il punto e la retta. Prima di farlo però ci rendiamo conto che abbiamo bisogno per far questo di un sistema di riferimento. E il sistema di riferimento che prendiamo appunto sul piano è proprio il piano cartesiano ortogonale, cartesiano perché appunto legato al nome di Cartesio che abbiamo appena nominato. Come si costruisce? Rappresentano due rette orientate e si rappresentano perpendicolari tra loro e queste due rette vengono dette assi, quella orizzontale viene detta asse delle ascisse o asse X, quella verticale viene detta invece asse delle ordinate o asse delle Y. Il punto di intersezione tra queste due rette viene identificato con la lettera O e viene detta origine degli assi cartesiani ortogonali. Fissata un'unità di misura, siamo in grado da quel momento in poi di rappresentare una qualunque figura appunto sul piano. In particolare, partendo dalla figura più semplice, cioè quella del punto, ci rendiamo conto che grazie a questo sistema di riferimento cartesiano ortogonale siamo in grado di dire che un punto in un piano è rappresentabile in maniera biunivoca attraverso una coppia di numeri reali, cioè ad ogni punto corrisponde una coppia di coordinate x e y, viceversa date due coordinate, a queste coordinate corrisponderà un punto detto PXY, cioè un punto di coordinate XY. L'origine rappresenta dunque sostanzialmente per la retta delle ascisse delle ordinate uno spartiacque tra le coordinate positive e le coordinate negative, quindi prima dell'origine coordinate negative, dopo l'origine coordinate positive. Ci rendiamo conto quindi che in questo modo stiamo dividendo il piano cartesiano in quattro quadranti, primo quadrante, secondo quadrante, terzo e quarto, che hanno quindi delle caratteristiche ben precise relativamente alle coordinate. In particolare quindi ci rendiamo conto subito che il primo quadrante e il terzo quadrante hanno coordinate concordi, cioè quindi in particolare nel primo quadrante abbiamo ascisse e ordinate positive, mentre nel terzo quadrante abbiamo ascisse e ordinate negative. Allo stesso modo nel secondo e nel quarto quadrante abbiamo invece delle coordinate discordi, cioè in particolare ci rendiamo conto che nel secondo quadrante abbiamo ascisse positive, ascisse negative, scusate, e ordinate positive, mentre nel quarto quadrante abbiamo ascisse positive e ordinate negative. Allora, tutto chiaro ragazzi finora? Va bene, dai, riprendiamo. Allora, dove eravamo rimasti? Applichiamo subito questi primissimi concetti teorici con qualche esercizio pratico. Quindi ripetiamo anche un po' di definizioni. L'asse X è l'asse delle, abbiamo detto ascisse. L'asse Y è l'asse invece delle ordinate. Se vi chiedo l'origine, che coordinate ha? Ha coordinate 0, 0. Quindi i punti dell'asse X, che tipo di coordinate hanno? Beh, hanno sicuramente un'ordinata sempre pari a 0, quindi l'unica cosa che varia è proprio l'ascissa, che varia appunto lungo l'asse X, e quindi hanno coordinate P, X, 0. I punti dell'asse Y, esattamente il contrario, hanno sempre l'ascissa nulla e quello che varia è soltanto l'ordinata, e quindi abbiamo sostanzialmente P, 0, Y. Se vi chiedo i punti del primo quadrante, che ascissa hanno, positiva o negativa? Beh, questo l'abbiamo già detto, sappiamo che nel primo quadrante sia l'ascissa che l'ordinata sono positive e quindi in questo caso la risposta è maggiore di 0. I punti nel secondo quadrante, che ascissa hanno?
per quel che abbiamo detto, negativa, ok? Perché siamo appunto prima dell'origine, quindi nel secondo quadrante, sia nel secondo che nel terzo quadrante, le ascisse sono negative. Qualche altro esempio, i punti del quarto quadrante, ad esempio, hanno ascissa positiva, i punti del quarto quadrante hanno ordinata negativa. Se vi chiedessi il punto P di coordinate 1, 3, in che quadrante sta? Beh, lo possiamo dire subito, essendo più più, quindi positiva ascissa e positiva ordinata, sappiamo subito dire che questo punto si troverà di sicuro nel primo quadrante. Viceversa, se dicessi il punto P di ascissa 1 e di ordinata meno 3, ebbene sicuramente sta nel quarto quadrante. Ad esempio, esercizio leggermente più complesso, se dico il punto P di coordinate meno 2x meno y e voglio che stia nel quarto quadrante, come ragiono? Allora, nel quarto quadrante so che un punto deve sempre avere ascissa positiva e ordinata negativa. Ebbene, quindi voglio che meno 2x sia positivo e quindi x deve essere minore di 0. Allo stesso modo, se voglio che l'ordinata sia negativa, ho già meno y e quindi è sufficiente che y sia maggiore di 0. A quel punto, date questi vincoli, queste ipotesi, il punto starà sempre nel quarto quadrante. Se invece dicessi che un punto P di coordinate 3k più 2 è 0 deve coincidere con l'origine, ebbene so che devo impostare un'equazione del tipo 3k più 2 uguale a 0, in modo tale che appunto sia l'ascissa che l'ordinata siano pari a 0. Risolvo l'equazione semplicemente e trovo che k deve essere uguale a meno 2 terzi. Giovanna, chiuderesti gentilmente la porta? Ragazzi, vedete di tenere gli ormoni sotto controllo. Dai, riprendiamo. Ah sì, ecco, riprendiamo quindi adesso dai segmenti. E partiamo da due casi particolari. Il primo caso particolare è calcolare, quindi un segmento i cui punti hanno la stessa ordinata. Quindi ad esempio A di coordinate x con A, y con A e B di coordinate x con B, y con B, dove y con A è uguale a y con B. Ebbene, volendo andare a calcolare quindi questo segmento AB, che lo si scrive appunto come AB e con un tratto continuo sopra, è uguale sostanzialmente al valore assoluto tra la differenza delle due ascisse, quindi x con B meno x con A. Il secondo caso particolare è il caso in cui vogliamo calcolare la distanza e quindi il segmento tra due punti che hanno la stessa ascissa, quindi sempre nella stessa figura, ad esempio i punti C e D. Allora in questo caso cosa abbiamo? Abbiamo che analogamente il segmento CD sarà uguale al valore assoluto tra la differenza dell'ordinata del punto C e l'ordinata del punto D. Volendo estendere al caso più generale in cui non abbiamo due punti di pari ascissa o di pari ordinata, come quelli rappresentati in questo piano, quindi A e B, ebbene in questo caso si va ad applicare il teorema di Pitagora, per cui sostanzialmente volendo calcolare il segmento AB stiamo calcolando l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo e quindi applicando il teorema di Pitagora si trova semplicemente che AB è dato dalla radice quadrata della differenza dei quadrati tra le due ascisse e le due ordinate. Cioè cosa stiamo facendo? Se avessimo applicato geometricamente il teorema di Pitagora, sappiamo che il quadrato di AB è uguale alla somma dei quadrati di BH e di AH, perché rappresentano sostanzialmente le aree dei due quadrati appoggiati sui due lati del triangolo rettangolo. Quindi andando a fare una banale semplificazione, abbiamo quindi che AB, cioè il singolo lato, è uguale alla radice quadrata della somma dei quadrati degli altri due. Bene, a questo punto andiamo a calcolare anche il punto medio di questo segmento, cioè che è il punto che nel segmento ha la stessa distanza dagli estremi. Abbiamo anche qui due casi particolari e poi il caso generale. Il primo caso particolare è quando appunto i punti hanno la stessa ordinata. Iterando il ragionamento fatto prima per i segmenti, si intuisce molto semplicemente che l'ascissa del punto medio è data dalla semisomma delle ascisse dei due punti. Quindi se in questo caso vogliamo calcolare il punto medio del segmento AB, ebbene, x con m, quindi l'ascissa del punto m, è data dalla somma delle ascisse dei due punti, quindi l'ascissa di B più l'ascissa di A, il tutto diviso 2. Allo stesso modo, l'altro caso particolare è il caso in cui sullo stesso piano abbiamo invece due punti con la stessa ascissa, che in questo caso abbiamo rappresentato con C e D. Ebbene, iterando il ragionamento fatto per il segmento, trovate le due ordinate, ci basta fare la semisomma di queste ordinate per avere le ordinate del punto M, quindi y con m è dato da y con c più y con d, il tutto diviso 2. Vi faccio notare che queste due scritture sono sostanzialmente equivalenti. L'importante nella prima è usare le parentesi per far capire che stiamo dividendo la somma e non uno dei due addendi. Sostanzialmente si può dimostrare
abbastanza banalmente che nel caso generico in cui i due punti non ricadono nei casi particolari, la scissa e l'ordinata del punto medio sono appunto date dalla semisomma delle scisse e delle ordinate stesse. Ragazzi, vorrei sfruttare questi ultimi minuti per un ultimo argomento. Ops. Quindi adesso, scusate un attimo. Beh, ho capito.